Io sono Adriano e mi occupo del laboratorio di ceramica. In questo momento stiamo realizzando gli oggetti che abbiamo studiato nella fase di design e di prototipazione. Ora stanno costruendo delle decorazioni per giardino. Abbiamo diverse forme, questi sono i prototipi che vanno dal più piccolo, come vedete è un galletto, fino ad arrivare al più grande. In questo momento non ha il becco, non ha gli occhi e questo è il pavone, ok? Avranno delle gambe, si andranno ad infilare nella terra e poi abbiamo cercato di lavorare nello stesso modo, sempre con i ragazzi, tirando fuori magari quella che poteva essere una lanterna. Quindi abbiamo cambiato proprio tipologia di uccello, questo ad esempio è un merlo e all'interno gli va messa una candela. E seguiranno poi le fasi di decorazione e smaltatura. Te le facciamo insieme, però sono fasi molto delicate che vanno appunto anche loro studiate. Oltre al corso di ceramica abbiamo fatto anche un percorso di illustrazione che ha avuto un doppio obiettivo. Il primo obiettivo è stato quello di imparare una tecnica artigianale nuova che si chiama monotipo, attraverso la quale si fanno delle stampe. Queste stampe sono servite sia per creare poi un bigliettino che accompagnerà ogni prodotto realizzato nel laboratorio di ceramica. Il secondo obiettivo di studiare tutte queste tecniche di illustrazione e di stampa era proprio lo studio di texture, di trame, di decorazioni che potesse essere portata anche sulla ceramica. L'Associazione Terra Verde si occupa di artigianato da 20 anni. Quello che abbiamo voluto fare con i ragazzi è stato inserirli in processo artigianale completo dall'inizio alla fine e quindi non solo fare il semplice corso di ceramica o di illustrazione, ma proprio fargli vedere come lavora un artigiano vero, proprio per insegnare a loro come nasce un prodotto da zero, un prodotto nuovo. Io sono Sanam Naderi, siamo al MET, la casa dei cantieri metici. Stiamo lavorando sul romanzo La vita davanti a sé di Romain Gary, e la storia di questo ragazzo di origine nordafricano che viene cresciuto da una signora ebrea, però che da anni vive a Parigi. Fino adesso sì, abbiamo lavorato sulla creare delle animazioni e poi alcuni di loro sta componendo anche la musica che viene cantata e ormai dalla settimana scorsa gli abbiamo dato del copioni che stiamo memorizzando e piano piano stiamo costruendo diciamo diverse scene dello spettacolo. Però adesso cominciamo, mentre state camminando, cioè proprio come bambini e come l'esercizio che facevamo, che c'erano dei punti nello spazio, che andavate verso il punto così, vi ricordate? E non è una cosa strana, che sembrate che siete bambini, ok? Siete bambini di Madame Rose, siete piccoli marmocchi bambini, che volete giocare con il vostro amico. Allora viene a giocare con me. Allora vieni a giocare con me, ok? Ma la mia ignoranza è finita verso 3 o 4 anni quasi. E certe volte ne sento la mancanza. Io non sapevo che Madame Rose si occupava di me soltanto per riscuotere una vaglietta alla fine del mese. Io credevo che mi volesse bene gratis, che ci fosse qualcosa tra noi due.
un attore anche professionale, quando ha un copione davanti, si sente più protetto, si sente più a suo agio. Tutto lo spettacolo, tutto il percorso che abbiamo fatto fino adesso, piano piano prende forma e i ragazzi trovano appunto fiducia in sé e cercano di dare il loro meglio. Allora, Madame Rose evitava di parlarne! Qui al Fab Lab ci occupiamo di digital fabrication, di elettronica e tutto quello che riguarda la possibilità di creare dei prototipi in modo rapido e creativo. Con i ragazzi abbiamo affrontato due grandi temi: la digital fabrication, ossia la possibilità di disegnare in 3D e di realizzare con macchinari a controllo numerico come taglio laser e stampa 3D degli oggetti. L'altra parte invece riguardava l'elettronica, l'interazione, il creare funzioni e oggetti interattivi abbinando un po' di codice, quindi l'informatica, e proprio schede elettroniche come Arduino, eccetera, eccetera. Abbiamo deciso di realizzare un calcetto interattivo fatto con un approccio un po' artigianale e un po' tecnologico. Elementi di plastica che contengono delle casse sonore, dei pulsanti, uno schermino, e praticamente ci sarà il segnapunti che va con due pulsanti e dei tasti. Abbiamo collegato un lettore MP3 ad Arduino e quando una squadra segna un gol, premendo un pulsante parte un suono. Per visualizzare bene il progetto l'abbiamo prima modellato al computer con SketchUp, che gli ho introdotto un po' questo software, così da rendersi conto di quello che sarebbe stato poi il biliardino. Il tema del biliardino sono gli scacchi, quindi quando modellavamo con SketchUp sono riusciti a creare forme anche abbastanza complesse. Abbiamo subito comperato un calcetto commerciale, l'abbiamo comprato in un negozio, questo calcetto qui, e abbiamo applicato un processo di reverse engineering, cioè abbiamo cercato di capire come era costruito per poterlo replicare e modificarlo in base alle nostre esigenze. Per la giornata gli step sono caricare il firmware, questo qua, cablare e alla fine inserire i cori e i file audio che hai trovato.